Sindrome di Sjögren, una patologia complessa sin dalla sua pronuncia. Malattia degenerativa, sistemica, autoimmune, debilita lo spirito ancor prima che il corpo del paziente. Secchezza degli occhi, della bocca, della pelle, dei genitali. I sintomi sono a dir poco invalidanti e per il malato anche le lacrime diventano un lusso. Sin dal 2005, l'Associazione Nazionale Italiana Malati di Sindrome di Sjögren, ANIMAS, lotta per denunciare la clamorosa indifferenza sociale e politica nei confronti della patologia. L'ardore della dottoressa Lucia Marotta, presidente dell'associazione affetta a sua volta di Sjögren, finora ha fatto emergere la punta dell'iceberg, ma il percorso è ancora lungo. Il secondo convegno dell'ANIMAS, svoltosi lo scorso venerdì 11 marzo presso la Sala delle Colonne a Roma, ha dimostrato, infatti, che le istituzioni sono tuttora indifferenti. Delle autorità invitate al convegno, onorevole Domenico Scilipoti, onorevole Francesca Martini, senatore Antonio Tomassini e senatrice Dorina Bianchi, i presenti hanno potuto leggere solo i nomi delle targhette. Un'assenza grave, come ha sottolineato la dottoressa Lucia Marotta in un momento di commozione, che conferma le difficoltà nel raggiungimento del primo obiettivo, l'inserimento della sindrome di Sjögren nell'elenco delle malattie rare. Un punto di partenza perseguito senza successo da anni, che si lega all'analoga esigenza di un riconoscimento nell'ambito dei LEA, i livelli essenziali di assistenza sanitaria, senza il quale non può essere garantito alcun diritto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale. Il presidente dell'ANIMAS, tutt'altro che fiaccata dalle assenze, durante la lettura del messaggio di vicinanza del ministro Fazio, ha individuato una luce di speranza. Il ministro della Salute definisce la sindrome di Sjögren malattia rara ed è un'apertura importante. La bella Gabriella Pession, attrice di cinema e televisione, è intervenuta nel corso del convegno leggendo alcuni estratti dal libro Dietro la sindrome di Sjögren, testo che raccoglie racconti scritti di prima mano dai malati. Storie come quella di Anna, che ha imparato a convivere con la malattia sin da piccola, abituandosi alla secchezza delle mani prima e degli occhi poi. Solo da grande, dopo aver dato vita al suo nucleo familiare, ha scoperto il nome impronunciabile della malattia, Sjögren. E quando la patologia ha iniziato a frapporsi in maniera sempre più invasiva, come un'amante indesiderata, ha compromesso il rapporto tra Anna e il marito. Per Laura, invece, Sjögren è un compagno di viaggio sempre presente. È invisibile per tutti, ma i suoi effetti sono evidenti quando sul lavoro Laura è costretta ad andare continuamente in bagno per inumidire gli occhi con le lacrime artificiali. Leggere è arduo, vedere un film stancante, e la notte il compagno di viaggio è ancora lì, sempre presente. Nel corso del convegno, l'arte della malattia è stata affrontata sotto più aspetti. La dottoressa Roberta Priori, del Policlinico Umberto I, presentando un quadro clinico generale della sindrome, ha sottolineato l'affaticamento psicofisico patito dai pazienti. Il professor Stefano Bonini, del Campus Biomedico di Roma, ha descritto le sintomatologie oculari della sindrome, spiegando che il vero handicap di chi è affetto da Sjögren non si traduce in un calo delle diottrie, ma in un affaticamento della vista molto più rapido del normale. La professoressa Ada Francia, neurologa del Policlinico Umberto I, ha delineato gli effetti psichici della malattia. Da un punto di vista statistico, ha aggiunto, allo stato attuale non esistono un numero soddisfacente di studi sugli effetti neurologici della sindrome di Sjögren per lo scarso numero di soggetti reperibili. Grazie all'importante contributo economico di Farmindustria, qui rappresentata dal dottor Massimo Boriero, l'ANIMAS ha messo in palio una borsa di studio per contribuire alla lotta contro la sindrome di Sjögren.